Bannano, mo bannano Massetti, e basta uno che segnala, stiamo a posto. Bene, il dubbio sappiate abbia voluto bene. Sì, stanno tutti. E però non me lo credo, ciao. Allora, vediamo questa corsa. Allora, avrà i primi 120 km in circuito. Merda. E gli odi circuiti. Una merda di circuito, peraltro. Poi iniziano 60 km dove invece le cose potrebbero essere un po' diverse, perché si sale all'Alto di Urchiola, che è belle pendenze, poi si fa un'altra salita dopo l'Alto di Urchiola, subito dopo, pure pendenze un po' ripidine. Quindi teoricamente, secondo me, potrebbe essere una corsa che ha il suo perché. Sono abbastanza sicuro di questa cosa. Vada, vada, non cincischi. Vadi, vadi, si muova. Vediamo Vadi se qualcuno già contessa, si inizia. vadi. Vediamo se qualcuno già inizia a muoversi sul circuito o aspetterà magari le prime asperità. Vai, Vamos. gra. Let's go. Eccola subito che. Sono il Pirazzi di PCM, il Pir Grassi. Il Pirazzi, l'esperto degli attacchi a cazzo di cane, Semua, semua, capito? Io semua. mi ricordo di attacchi alla cazzo di cane di Pivazzi. Uno, in cui nella tappa che Nibali prese la maglia rosa all'ultimo giro che vinse, e attaccò alla Sì, cazzo di dice. cane. Sì, Pirazzi da cui ricordo attaccava soltanto alla cazzo di cane, cioè. questa. Poi, se non sbaglio, l'hanno pure beccato dopato, Pivazzi. 2017, sì. Miru che chiude su tutti, gli sparo nelle gambe tra poco. Non mi dissocio. A posto, Milan sta perdendo pure contro il Cagliari. Swift acceleration by gioca a Alberto Football Giorgi. Manager. No, FIFA. Carriera Hai giocatore. FIFA Sì, ho FIFA. Lo so che è un gioco di merda. No, però devo dire, onestamente, poi quest'anno. detto da me che gioco a Pro Cycling Manager. Pro Sì, infatti, Cycling Manager. tu dovresti star zitto perché proprio sei l'emblema del ridicolo. Però ok, no? Senti, guarda, cioè non mi merito di essere definito così, quindi. No, No, scherzo. ci mancherebbe, altrimenti taglio il cazzo. Ah, vabbè, Ma tanto non lo trovi, dissociamoci. quindi tranquilli. Ah, giusto. Micropene, micropesce. Scherzo. Ovviamente si scherza. Se volete 30 centimetri, chiamate Telegram. Se volete 2 centimetri, chiamate Grassi. Volete 30 centimetri di stronzaggine? Di pepuzza. 30 centimetri di stronzo lo fate? No, vabbè, non so. No, questa è una storia molto divertente probabilmente, ma non siamo nel momento adatto per raccontarla. 30 Comunque centimetri di stronzo. Stavo scherzando, bellissimo. Una no, volta una mi è volta è successo successo un'avventura di del farlo, di genere. fare tipo di pellere un pezzo di feci particolarmente lungo che sbucava da sotto all'acqua e rimaneva praticamente in piedi, cioè, capito? Era un po' particolare. Non ho parole. Una volta invece a me è successo che andavo alle medie, il Io mi bidello. immagino Massetti che sta lì e dirà che cazzo sono tutti questi. A me è successo che alle medie il bidello mi aveva messo di Sì. spalle e mi ha detto: buona vita, ma sei tu che hai fatto la cacca fuori dal water? No, perché vieni a vedere. Vado a vedere, praticamente uno aveva cagato fuori, aveva sporcato Ma tutto. che schifo, Madonna. Vabbè che alle medie
Allora, il fatto è che alle medie c'è l'espressione principale del disagio delle persone. Infatti le medie sono un periodo di merda. E insomma, quindi praticamente... Ma avete dato fastidio che uno caga di fuori la prima persona a cui pensa sono io. Beh, ha detto che è un coglione, avrà detto un coglione e avrà fatto a noi alle medie eravamo tutte persone serie, perché tu non hai fatto le medie in provincia di Napoli, cioè dove 3 su 4 sono stati arrestati dopo, cioè ho fatto le medie a Milano 2 a casa di Silvio, vergogna, cioè, sei un borghese del cazzo, cioè, dove andavi, cioè, a scuola? Alla Saib, come si chiama? Alla Sabi, quello con il mio, che schifo. Guarda, sei proprio un figlio di papà, guarda, cioè veramente. È imbruttito, Doc. Imbruttito e brutto, cioè. Vabbè, quelli sono cose soggettive. Per me può essere tipo se bella come per te può essere brutto. Per te è bello. Ma a parte non l'avendolo mai visto, come cacchio la posso? Vuoi ma non l'hai mai visto, non mentire. Ti ho mandato la foto. Vabbè, non l'ho mai visto di persona, magari la foto è ritoccata. Ah, ok, sì, effettivamente. Classe di persone selezionata in base a test. Ah, quindi erano selezionate in base al blasone. Al blasone. Erano tutte persone blasonate che avevano preso 10 alle elementari. C'era la sezione di quelli peggiori ai test, che alla fine della scuola si sono rivelati poi le menti più brillanti, almeno, cioè, capito, proprio a livello di qualunque livello, probabilmente, che era il signori vinto. Doppietta nella Sanremo qua, eh. Oh, attenzione, ci arrivano notizie dalla divisione 2 ed è Civettini, esatto, a fare doppietta alla Milano Sanremo, signori. Sovvertiti i pronostici, quindi Civettini si guadagna il diritto di giocare la Ronde van Vlaanderen in prima divisione. Mamma mia, tanta roba, Io non vorrei dire che abbiamo fatto primi e secondi con Civettini, in terzi e quarti con Grassi. Sì, sì. No, abbiamo fatto tutte le posizioni del podio, però considerato che ne vale uno solo, però mi sa che ho fatto un buon punteggio per la overall, anche se in realtà quelli che mi sono arrivati davanti mi erano già davanti, quindi c'è... però è rimontato su quelli che ti stavano davanti, altri forse, no? No, qua solo Aquarius, mi è arrivato dietro. Asgaming e Alder mi stanno già davanti dall'inizio del torneo. Comunque mo ho staccato sicuramente Daniel Migo per il quarto posto, che è una cosa buona. Sto lottando per la Champions. Questa qua come è classificata sta corsa? Questa è 1.HC se non mi sbaglio. Rispetto alla Sanremo, quanti punti da un quarto? La Sanremo è da... No, che hai fatto tu? No, chi vince la Sanremo? Questa. Sanremo da 500 punti al primo, 400 al secondo. Questa al primo, 125. Questa no, penso tipo o 250 o 300. Non è male. No, tutt'altro. E niente. E niente, corsa che per il momento non è entrata ancora nella parte, diciamo, cruciale, che ovviamente era previsto che non sarebbe stato questo circuito, anche se ci si sperava, insomma, cioè, sarebbe stato divertente. Zero Cagliari. Sì, da zero Cagliari, sovvertiti i pronostici. Comunque sarebbe stato abbastanza divertente se tipo fosse successo un bordello clamoroso nel circuito, però... Siamo realisti. Queste cose succedono solo nei film. Questo cosa sta andando via? Sei tu che te lo stai portando appresso col treno. E vabbè, almeno chiude lui. No. Se ti porti uno fuori col treno, come minimo dopo ti sguzzo, cioè...
Ovviamente no, però ovviamente scherzo. Figurati, cioè, non sgozzerei mai nessuno. No, no, ci dissociamo da questa violenza gratuita. Di io non ammazzerei nemmeno gli animali, insomma. No, quelli sì. La carne è buona. Oh, sì, allora, io finché la devo mangiare, la carne, allora, una magna. Cioè, però se dovessi produrla da me, comunque il cazzo si è ritirato. No, no, scherzavo, non so fare i conti. 19, 29 e 48 si trova. Mamma mia, grassi. Fortuna che non fai ingegneria o matematica o roba simile. Perché oh, ma figurati, cioè non l'avrei veramente mai fatta nella vita. Sì, già ci sto io a rovinare a crackassini con me. Tra l'altro tu stai portando avanti Giordano che non sta facendo letteralmente un cazzo, Alfo. Alfonso è quello che mi stupisce, che Alfonso. Alfonso sprinta, beh, Alfonso è come... No, devi toccare le cose in piano. Sì, io sono in pianura, appena c'è un po' di salita basta. Non mi diverto. Io sono letteralmente il contrario, odio la pianura... Fosse per me giocherei letteralmente solo in salita. Se fosse per te, qua dipende solamente da te, però. Ma solo allora, cioè, nel senso, cioè, ci sono cose che non posso soprassedere. Non posso evitare di dare corse ai velocisti perché saper sprintare è una caratteristica richiesta. Bella sarebbe un piace come classe. Giusto, cioè, giusto come ragionamento. Cosa? Cosa non ti piace come classica? Mica piace come classica, la sapevo, cioè bisogna saperla giocare, secondo me. Sì, sì, sì. Però penso l'anno scorso, l'anno prossimo, se ci sarà un World Tour, vedrò di mettere un'altra Sanremo ancora, stavolta invece delle manie ci metto o la Pompeiana o con la Michiri. Ovviamente se ci metto la... quella che hanno fatto l'anno in cui lei è stata posticipata dal Covid, quella di 298 è stata già l'anno scorso. Ah. Sì, effettivamente è bella, però la mia idea è o la Pompeiana, sai che pompe con... Fra, chi lo sa che se Cobra sarà ancora dei nostri l'anno prossimo, spera, nel senso, cioè, i giocatori ci fanno sempre piacere. E comunque quello che stavo dicendo è o metto quella che è diversa perché è molto diversa, cioè è la Sanremo di collina praticamente, quindi c'è già di per sé già è diversa perché oggettivamente è proprio la tipologia di corridore che è diversa perché non c'è metro di pianura, poi Cipressa, Pompeiana, Poggio, oppure c'è quella con la colla Michieri al posto del come si chiama? Del Capo Mille. E quella secondo me è quella della Guiglia. Della Guiglia, sì. E quella secondo me pure è abbastanza diversa perché c'ha quella salita che 10%. Quindi secondo me cambia un po' comunque la gestione in qualche modo. Boh, si vede, si vedrà, insomma, cioè. Ci sono varie varianti che si possono usare, quindi Alto dei Miota, quindi ultima ascesa in pratica, quindi ultimo giro del circuito, finalmente ce lo siamo levati dal cazzo. E anche questo circuito ce lo siamo levato dai coglioni. Anche l'ultimo e il finale un circuito, due volte sulla stessa salita. Vero, però è un circuito un po' più bello. Un po' più bello, boh. Ah. È stato? Ah, no, no, siete no. Andati. Tu e Ben Jong. È Aquarius okay. Che fa partipollo il pollo. Aquarius sono scritto nei momenti giusti. Infatti, Aquarius è uno dei più migliorati, diciamo, dall'anno scorso che mi ricordo. Cioè, nel senso, era già un buon giocatore, ma secondo me è diventato. Dico tra i più forti, però sì, tra i più forti.
Allora, intanto si è spaccato il gruppo, quindi mo tocca anche a me tirare, perché altrimenti faccio il succhiacote di merda. Non voglio farlo. Porco zio, 2 minuti, c'è peggio. Capirai, c'ho... chi c'ha? C'è qualcuno con lo scalatore? Bruttante, ci stanno. C'è Mendes che sta davanti con tutta la squadra. C'è Mendes che probabilmente davanti tutta Mendes la squadra. Mendes c'ha il 77, c'è il 78, Miru c'ha il 70... No, Miru pure c'ha il 70, ma perché sto tirando? Allora, scusami. Tendo vi accorgere dopo, no, vabbè, a parte che vabbè, per fortuna ho tirato poco, però c'è tu al 78 montagne facci tu pure, cioè. Io non faccio più un cazzo davanti, tanto le pendenze secondo me sono pure più adatte al collinaro, che sono ripide. Oh, non sono abbastanza ripide, mi sa. Hai ragione. Aspo di Urchiola, prima scesi, entra nel vivo della corsa, allora. Altro di Urchiola. È pessimo, visto. Bravo Benjong, bravo, tira per tutti, bravo. I 6 km all'imbocco della scesa principale di giornata, il piatto forte della subita a Urchiola, che prende il nome proprio della salita, quindi, voglio dire, cioè vuol dire che è una salita di una certa importanza all'interno dell'economia della corsa, no? Allora, vediamo questa corsa un po' di più. Oh, soffiando dietro, no, Nash di quando mi 61. Il blocco molesto. Mannaggia Miro. Allora, dato che io ho quel collinaro, ma si va a piede la salita di petto, vamos. Oh, ma mi sono riportato davanti, gas. Qua si scollina, ovviamente. I suppose. Dobbiamo pigliare un po' di c'è la cagata. Ah? Niente, mi ha provato un covidore di me. Dove sta Woods? Eccolo. Io prendo un po' di vantaggio davanti col collinaro così. No, ma che cazzo, Mendes mi ha fatto un bloccone mentre stavo cercando di seguirti. In realtà questo qua è un solamente un test per vedere quanta gioia si spavega. Beh, però abbiamo staccato un po' di gente, quindi andiamo. No, scherzavo. Molto contento, ha consumato un po' di rossa, di blu, secondo me. Sì, cioè nel senso. Probabile. Ma che scollina, prego. Ma quanto è ripido l'ultimo chilometro? C'è una minchia. Una bella cosa. Oddio, Fabius. Allora, fondamentale, appunto fondamentale, bisogna essere davanti all'inizio della salita. Ma proprio davantissimo bisogna essere. Benjamin con gli Yates dietro. Sì, infatti mo metto un po' di ugrai per le bananze in culo a chi te biva. Oh, Martin, stai facendo una cosa che non devi fare. Che cazzo fa Grai perché non sale? Quanti ne hanno? 4? Lascio la sala. No, ma che?
45-5. Non ti preoccupare. Above 10%. Oh, bloccaccio. Vediamo. Cazzo. Ormai che c'è il Mendes che tagna tutto il cagotto. Finita. Che due. Riuscirei a darci la classifica a fine serata? Stai sfidando, forse? Io mo non attacco manco per sbaglio, zio porco. Ma io piuttosto... Insomma, è rientrato anche Graipelone. Vamos. Per sindaco rientrava Ben Jong, è rientrato. Si dà per vedere quando sarà sciolto il comune per associazione mafiosa di nuovo. Vai a Pitre. Non so se hai sentito. Cosa? Hai fatto mio padre, ha detto mo che vado in pensione mi piglio più CM pure io. Ma grande, gasa tuo padre. Mannare anche il padre. Però la mela non cade mai troppo lontano dall'albero, ricordati. Non scherzo, mi dissocio. Sicuramente no. Non ho dubbi che Frabbo Senior sia decisamente meglio del figlio, anzi, chiaro. Cioè, incartato. Mi pare Frabbo più che una mela, mi pare un melone under steroidi. Che vuol dire? Perché dovrebbe sembrare una mela Frabbo? Non capisco. Ah, ok, sì, ok. Ora mi è chiaro. Ora mi è tutto più chiaro. Grazie, not making top 5. Perché dici ciò?
is going to take them on by himself. Mi sembra il caso che Greipel si metta davanti a Tyrann. Only 15 kilometers left. Oddio. And he spurts away from the group. He's going for victory. Odera Alder. Riders are entering the last 10 kilometers of the stage. Ho problemi di gialla, non ce ne devo stare. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Pedop. Problemi di gialla non ce ne stanno, questo è poco ma sicuro. Cosa? Problemi di gialla non ce ne stanno. Vedremo. Tre chilometri al traguardo. No, in questo momento no. In questo momento non posso. Ale, in questo momento non posso. Ah, ok, aspetta, che stai facendo? So, giuro, adesso è finale di corsa, non mi rompere il cazzo adesso. Hello, Taver. Vai cazzo, vai Daniel Martin e dai, no, forse sì, forse no, forse sì, no e dai, non è possibile di nuovo, no, non è possibile. È possibile di nuovo, perché, madonna mia. Ah, comunque non è, comunque intanto tu avevi detto pure non facevo la top 5, invece ho fatto secondo per qualche centimetro. Muck. Bene, ora sono depresso, non calcolo le classifiche, è t'apposto. No, scherzo, mo le calcolo. Cazzo, però. Ma sì, se ne esco prima del tempo. Che hai detto? No, sto pensando a quello che ha detto Massetti. Mo mi tocca bannare anche il padre. Infatti. Sì, è cagamo cazzo, cioè nel senso, non è un problema di database, infatti, cioè cazzo lì da. Grazie Aquarius. Beh, mo devo contare.
Mannaggia.